che li rigoverna poi dopo. Ma è della mensa lei. Allora, voi che avete fatto? Da mangiare la signora? Famiglia Adams! Ma poi non ci ascoltano, no. Ehi! Cosa avete fatto voi? È venuto da Firenze, va bene, va bene, dai, allora, stavo dicendo, luogo prestigioso, sì? Non perdiamoci in chiacchiere, lo spettacolo è altamente culturale. No, sì, io voglio sapere perché sono arrivato a questo. Ma quante se vengono da Firenze, secondo te? Come mai siete arrivati a quest'ora? Siete venuti a Carapipi? No, c'erano solo loro. C'è dell'autostrada a Carapipi, te lo vuoi dire? C'è un'autostrada, è la rotonda praticamente. La figlia a destra e torna a sinistra. Basta, e c'è... basta. Ora basta. Abbiamo detto, preparatevi che sì, lo spettacolo è realmente molto elevato. Sì. Lasciamo perdere il passato e guardate cosa mi è venuto in mente per iniziare. Prego. Dove si deve guardare? Là. Dai, Pino, traduci. Giorgio, traduci. Vieni a bere il culo, allora se non sapete l'inglese state a casa la sera. Che ci vuole? C'è scritto nel futuro non mangiare le more dopo i pasti, c'è l'influenza, non per te, per i presenti. E anche altruista, non per te, per i presenti. Leonardo, leggi tu. Sì, sì, certo. Our... Leggi bene, fluente, vai, leggi. Our future. Leggi. Oh, oh, man in black! Stai calmo, e tu inglese that the dog is near the window. Se il dog piglia e va a pisciare al salotto, tu sai più parlare inglese, vai via. Leggi. Our future is nothing. Then, oh, pardon. La tua future, ripetizioni da una professoressa di Carrapiti. Guarda, perché non riuscivo a trovare Carrapiti e quindi non ho fatto ripetizione. Guarda, our future is nothing more than our past influenced by our present. Sti cazzi. Senti che ripetizione. Senti che dizione, ma chi te la fa la ripetizione a te? La regina? Sì, la regina. Ah, se conosci la regina, fatti mandare 7-8 rotoloni che l'abbiamo finiti di là. Scusate, perle ai porci. Ma questa è una frase di Nietzsche. Amico mio. Amico mio. E che dice? Dice che lei di Nietzsche. Ah, come la Beatrice! No. Quella che faceva la pittrice ma non vedeva la cornice, sentì quel che si dice, era una beccatrice perché gli aveva più il pennello che la vernice. Ma mi dire le cose come stanno! Via quelle manine nere, lì! Sei ferma! Fammi sfogare, mi blocca sempre! Il mio talento! Sciocchi! Sciocchi! Il nostro futuro altro non è che il nostro passato condizionato dal nostro presente! Non ho capito. Il nostro futuro altro non è che il nostro passato condizionato dal nostro presente. Che cazzo di scarpe mi sono messo stasera? Non si può parlare. Scusa Carlo, ma ultimamente alla mensa della RAI che ti capita spesso di pranzare con Marzullo? Noi stasera in questo luogo sovvertiremo tutte le regole del teatro da Sofocle in poi. Senti, ma la presa larga da Sofocle. Questa sera per la prima volta faremo un esperimento eccezionale. Luci su di me, per favore. E ti parea. Ma d'altronde, se non tu gli butti due luci addosso. La gente gli vuole soldi, dice, si è pagato per tre! Dov'è quell'altro?
ridi se no, ridi. Te ridi sempre, che la gente almeno si orienta, perché no? Sente una voce, non vede la persona un po'. Lui si è fatto, mette un punto luce all'ombelino. Almeno la notte, quando va al gabinetto, vede dove falla, perché anche lui non si vede di per sé. Lui, di per sé. Basta, tutte le lampade qua. Dio. La famiglia Conte è una famiglia coerente. Sotto ogni lampada ci trovi Carlo, sotto ogni lampione la sua cugina di Poggi Bonzi, quella chiacchierata. La chiamano Uni Euro. Batte, sempre, forte. E chi l'ha provata? Chi l'ha provata la chiama anche Troni. Non ci sono. La ragazzetta la chiamano, amavano la Hoppe. Sì, sei tu. Chi può dartela di più? Basta! Migliava dell'essere un. Basta! Ma che ne sapete voi? Siamo expert! Gli esperti siamo noi! Lei ci ha messo qui! Esatto, scusate! Abbiamo fatto, sono mortificato! Allora, come dicevo? Dicevo lo spettacolo è alto, quindi come diceva Sant'Agostino. Sì, vabbè. Il presente è del blogger, è un blogger, Sant'Agostino, un blogger. Il presente del passato è la memoria, il presente del presente la visione, il presente del futuro l'attesa. No, te tu ci vai anche a cena con Mazzullo, te lo dico io. Questa sera il nostro spettacolo non inizierà dall'inizio, ma inizierà dalla fine dello spettacolo. Fantastico, grande, visto, però, bravo detto. Sì, no, è stato fantastico, un posto meraviglioso. Ma te ti ostini a voler fare un testo troppo intellettuale. Allora, intellettuale per intellettuale, io rimetto la mia battuta della banana. Ma la banana. Quale sarebbe? Banana. Della banana. Sei dislesso. Ma che sei solo? Banana? Rimetto quella della. Qual era? E la banana incontra il vibratore. E gli dice, ma cosa tremi? A te non ti mangia mia. No, ma no! È cultura! È cultura! Si piglia l'applauso! Si piglia l'applauso! Ma si applausi! Ma si piglia l'applauso! Allora guarda, meglio quella più fine, quella della supposta. Bravo! La supposta incontri il razzo! Quella. Quella ridano anche sulla fiducia, anche se non la dico. Oh, la ricordi? No! Perché gli spettacoli vanno fatti attaccati. Se si fa passare 10 giorni, c'ho il commercialista, altre cose. Come faceva? Il razzo, la supposta. Incontra il razzo e gli dice, beato te, che tu vai in cielo. È più alto, è più alto. Ah, ragazzi, grazie. Qui siamo. Perché l'ho abituato. Ha cambiato tutto. Allora, lo spettacolo bellissimo, a parte c'era uno prima fila, non ne pigliava uno. Sì. A parte quello. Sì. Però sta molto bello, però c'ha ragione lui quando dice che te tu stai elevando. Certo. Bravo. Allora, troppo elevazione. Bravo. Io rimetto dentro quella del mio amico siciliano. Qual era? Quella lì, questo mio amico che vide alla finestra, c'era questo cielo azzurro, no? C'era questa scia bianca lasciata dagli aerei. Sì. E questo volo dice, minchia che frenata.
mie. Ma non si possa mettere queste cose, dai. Le voglio rimettere perché se non è funzionale. Ma io l'unica cosa che non si è capito nello spettacolo di oggi. Come perché continuavano ad arrivare a avanti e indietro. Ma 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 vanno avanti e indietro. Ma lascia fare. Qui entrano, escano, vanno di fare allora. Non curarti l'orma, guarda, basta. Riaccendiamo il telefonino, vai, che c'è un sacco di giorni. Anche Brunino, va, fammi piacere, dai. Ragazzi, 15 WhatsApp. 15 WhatsApp, guarda, sto andando forte, è un periodo questa un po' forte. Forse. Chi? Chi ecco di fare? Chi? Mi manderà 80 messaggi. Fammi vedere. Video messaggio. Non la leggo. Facci vedere chi è. Facci vedere chi è. Dai pizza. Dai pizza. Facci vedere. Guarda che meraviglia. Ah, no. Ma finalmente. Bellezza. Ma Giorgino, ma perché non mi rispondi al telefono? Ti ho chiamato ieri, l'altro ieri. Sono 5 giorni che ti chiamo. 5 giorni che ti ho aperto. Dove sei finito? C'è qualcosa che non va? Non si fa. Vabbè, quando hai del tempo, ricordati che ci sono anch'io. Hai capito. Ciao Giorgino. Fate figlioli voi due! Si è fatto di quelle farfalline il salmone con questa! Io portai il salmone e lei ci metteva la farfalla, sai? Sta a fa figlioli del macchio! Deve essere gentile! Comunque, che vuoi? Vuoi dire cosa? No! Fermi. Anche te c'hai? Sì, non solo. Io perché sono un signore non me le fa vedere. No, faccio vedere, faccio vedere, faccio vedere. Io perché non me le fa vedere. Insistete un pochino. No, questa mi dai tormenta, questa mi dai tormenta. Tormenta. Leonardo, perché non mi rispondi al telefono? Cioè ti cerco dalla mattina alla sera. Ti fai sentire? Ti prego, mi manchi troppo. Ti prego. Non perde un colpo. La Ferilli. Senti, vabbè che sei un signore, però dimmi la verità, Leonardo, ma voi vi siete conosciuti biblicamente? Bravo, bravo, biblicamente. Mi ha pregato tanto per averlo. Sono 10 giorni in musicale, non si può sapere cosa ti ho fatto? Devi dire qualche cosa. Ma che devi dire qualcosa? Carlo, fai outlet. Ma Carlo. Che outlet? Giorgio, te lo dico io. Cosa? Il figliolo. Un Eddie Bonomis. Lady Elton John. Ragazzi. Allora, siamo seri. Parliamo dello spettacolo piuttosto. Parliamo dello spettacolo. Allora. Mi è venuta in mente una cosa, un'idea. Allora, quando facciamo la scenetta di Romeo e Giulietta, la presentazione la devo fare io, ma ci vuole prima di tutto una musica cinquecentesca. Come? Cinquecentesca? Cinquecentesca? Stasera? Ma adesso? Che senso? R&B. Ma che R&B? C'era la cinquecentesca. Stasera lo mandano alla 7. Dicevo, non lo devo presentare io, ma ci vuole un'autorevole voce. Un'autorevole voce, che ne so, Lucana. Buonasera, sono l'autorevole voce, che ne so, Lucana. E dunque, quando alla fine del Cinquecento Shakespeare scrisse Romeo e Giulietta, la storia si concluse nella maniera che tutti conosciamo. Ora noi ci siamo chiesti, ma come sarebbe un Giulietta e Romeo dei giorni nostri? Allora, la risposta, tra la Capuleta e il Mondecchio sarebbe durata poco, massimo 10 anni. E poi un mi piace di troppo su Facebook, una WhatsAppata sbagliata e sarebbero finiti a pesci in faccia dall'avvocato. Signorina, faccia entrare la signora Capuleti e il signor Montecchi, grazie. E non siamo pronti ancora. Scusa.
scusate, fai una ghigliottina. Ma che faccio una ghigliottina? Scusate, sono mortificato. Chiama me. Vai, entri il signor Montecchi. Buonasera, signor Montecchi. Complimenti per l'abito. L'ho preso da Zara. Sì. E ce n'è Muncia. Senta, ingegnere. Non sono, sono l'avvocato. Avvocato. Che c'è il welfare? Il Verfis, Warfare, Merfes, uno Swiffer, qualcosa. Wi-Fi. Password. Shakespeare. Non capisco. Shakespeare. Potevate mettere Pippo come che Pippo? Shakespeare. Shakespeare. S di Shakespeare. Chatto dopo. Allora, veniamo a noi, secondo me, mi dica qual è il problema. Vuoi vedere il problema? Glielo fa vedere subito. Problema? Entra dentro, problema! Mamma! Buonasera. Signora, basta ogni saluto. E sono salutista di carattere, sicché io sono Giulietta e sono fatta della stessa materia di cui sono fatti i sogni. E non sono sogni codesti, sono incubi. Codesta materia deve essere avariata. Senti chi parla e c'ha un alito. Quando mangia uno yogurt e i fermenti vivi gli muoia sul cucchiaino. Senti chi parla. Guardi qua, dottore. Secondo il poeta, questa c'ha 14 anni. Se la immagina a 20 allora. Se la immagini ignuta sul sofà. Sì, ma io sofà, sei te che non si fa più nulla. Guardi come mi tratta. Quanti anni mi dà lei, bel moro di Venezia? No, guardi, io non posso pronunciarmi perché sono super partes. Lo so. Voi di colore siete super da tutte le partes. Signora,